Cosa bisogna dire in questa partita? Già nel titolo credo che dice tutto. L'Italia in casa non riesce a fare manco un gol alla Macedonia. E non è quella da mangiare della squadra. Cioè, va bene, forse la maggior parte di chi guarderà questo video, forse prima di oggi manco sapeva l'esistenza della Macedonia sui campi da calcio. E comunque ci hanno buttato fuori. Va bene che fino a qualche mese fa stavo facendo una striscia di vittorie incredibile, infatti abbiamo fatto il record di vittorie. Va bene che già a settembre si vedeva che l'Italia stava calando e ci poteva anche stare, ma non fare neanche un gol contro la Macedonia è una bestemmia, soprattutto perché te comunque hai fatto quanti? 40 tiri, 50 tiri, quindi noi comunque l'occasione l'abbiamo fatta, loro hanno fatto 3 tiri, 2 in porta, un gol. Ok che è così il calcio, ok che comunque Berardi si è mangiato un gol praticamente a porta vuota nel primo tempo, quello che era. Ma in attacco, parliamoci chiaro, in poche parole c'era solo Berardi. In attacco c'era solo Berardi. Cioè, le occasioni le ha fatte solo lui. Quindi, cioè, i due migliori in campo sono stati Berardi e Verratti. Fine. Gli altri dov'erano? Quindi, boh, devo dire che ce lo siamo meritati, cioè, né fare neanche un gol contro la Macedonia è una cosa assurda, soprattutto in casa, soprattutto quando hai tutto uno stadio che tifa per te. Cioè, è una cosa assurda. Assurda. Cioè, boh. O a tutti gli è tremato, a tutti le gambe, siamo stati bloccati là davanti, altrimenti non mi spiego. Cioè, è una cosa che davvero è inconcepibile. Non siamo riusciti a fare neanche un gol alla Macedonia. Alla Macedonia. Se questa partita, invece di essere i playoff per andare ai mondiali, era un'amichevole, sta partita finiva quasi sicuramente su 10-0 o 10-1. Però visto che era una partita stra importante, ci ha tremate le gambe. Noi siamo in Italia. Cioè, è questa la cosa che deve far capire. Noi siamo in Italia. Questo secondo mondiale consecutivo che non andiamo. E non ci andiamo da campioni d'Europa. E non ci andiamo da campioni d'Europa. C'è qualcosa che non funziona là in attacco, perché a centrocampo ce l'abbiamo. La difesa comunque ieri ha reagito bene. È vero che comunque nel primo tempo Mancini ha fatto la cavolata, però dopo quella cavolata non ha fatto fare chissà che cosa. Noi siamo andati sempre là in attacco, infatti abbiamo fatto quanti tiri? 40-50. Ma è proprio là in attacco.
È vero che Berardi ha avuto quattro occasioni nitide per segnare, uno più clamoroso dell'altro, ma gli altri dov'erano? Gli altri dov'erano? Immobile di nome di fatto. Cioè, quanti tiri ha fatto Immobile? Insigne nel secondo tempo, magari qualcosina ci ha provato, però niente di che. Poi nel secondo tempo ha messo Raspadori e João Pedro, che forse un attimino un pochettino più discosto l'hanno anche dato, perché secondo me sia Raspadori che João Pedro hanno giocato meglio di Insigne Immobile, che sia chiaro. Però no, anche loro non è che abbiano fatto chissà che cosa. L'unico, secondo me, l'unico che si salva là davanti è Berardi. L'unico. Cioè, già comunque su Instagram mi ero fatto due domande, perché comunque ieri mattina, ieri pomeriggio mi era arrivata la notifica che non è stato convocato Scamacca, che diciamo tutta per ora forse è quello che poteva dare la scossa in più. Però dopo ho scoperto che non è stato convocato perché comunque, come ho capito, avevo un piccolo infortunio, quindi ora stanno un attimino valutando il suo infortunio. Però non è che ci manca un giocatore, e visto che gli altri sono stati tutti in difesa, perché parliamoci chiaro, la Macedonia sono stati 11 giocatori dietro la palla. Cioè, una cosa assurda. È una cosa assurda neanche fare un gol contro la Macedonia. Ce lo siamo meritato di non andare al mondiale. Ce lo siamo meritati. Ormai mi è andato così. E non dite che sia colpa di Mancini, perché comunque Mancini, secondo me, ha fatto quello che doveva fare. Ma siamo là in attacco che ci manca qualcosa. E siamo là in attacco che ci manca qualcosa. Uno come Immobile, che ora non mi ricordo, 1 o 2 stagioni fa ha vinto la Scarpa d'Oro, non si può permettere di fare 0 gol contro la Macedonia. Non se lo può permettere. Dai, dovrebbe essere l'attaccante ineguibile di questa nazionale. E invece sembra che in campionato è il fenomeno, in nazionale sembra che sia sempre a letto, perché diciamo la verità, quante partite con la maglia della nazionale Immobile l'ha fatte bene? Boh. Non so che dire, non so più che dire. Poi bisogna anche dire la verità, che loro hanno fatto il gol della vita, ma ci può anche stare fare il gol della vita, uno. Poi loro l'hanno fatto addirittura nei minuti di recupero e ciao. Cioè, noi magari ci abbiamo anche provato subito dopo, però dove vogliamo andare? Dove vogliamo andare? Detto questo, ci vediamo ad un prossimo video. Sempre e comunque Forza Italia, e sperando che comunque da questa crisi di attaccanti, questa crisi di gol, prima o poi finisca. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao.